Ah, gente, sono Larus, eccomi qui su Rom 2 Total War con i nostri siracusani. Nell'ultima puntata, dopo aver conquistato varie città tipo Messana e Regium, cioè la Calabria e anche, come si chiama? Lilibaenum. Ah sì, oddio, credo la provincia di Palermo, quella zona lì e la Calabria. Siamo andati dritti dritti verso le terre nemiche, in particolare Cagliari, che è una città molto importante perché, oltre a essere un grande insediamento, conquistando Cagliari possiamo conquistare velocemente poi anche tutte le altre isole del Mediterraneo. Ovviamente la Sardegna possiamo conquistarla velocemente, e anche la Corsica. Conquistate quindi queste due isole, abbiamo dominio completo sul Mediterraneo. Avendo dominio completo sul Mediterraneo possiamo muoverci con più libertà, possiamo attaccare l'Italia da qualsiasi punto e oltretutto abbiamo anche varie stazioni commerciali, quindi possiamo anche abbastanza difenderci con la nostra flotta. Però prima dobbiamo fare questa battaglia qui, che è bella grande. Ho fatto un assedio per due turni, qualcosa del genere. Ed è andato così, perché le unità dentro, in particolare gli scudi di questa cosa qui, sono tosti, sono romani, sono incazzati, in particolare, e bisogna contare che loro, puntando tanto su unità corpo a corpo e spada, possono fare fuori abbastanza rapidamente anche unità tipo i Piked Hoplites, che sono gli opliti più potenti del gioco. Bisogna contare però che ho dei giavellottisti e dei peltasti e ho anche dei picchieri, che i picchieri se li attacchi da davanti non hai speranze. Oltretutto bisogna anche contare che ho una flotta e vediamo un po' come ce la giochiamo. Combattiamo subito. Non dico che probabilmente vincerò questa battaglia, anche se ho la superiorità di cavalleria e di flotta. Non è che io sbandiero subito vittoria ai 420. Non ancora. Almeno potrei vincere, però non lo so. Guardo un attimo la mappa. Il mio piano è questo: siccome io ho la flotta con un po' di artiglieria, dovrei tenere l'esercito più vicino possibile al mare, cioè alla costa praticamente. Quindi probabilmente non andrò nelle colline centrali, nei boschetti in centro mappa, ma mi metterò completamente vicino alle coste, in particolare anche a bordo mappa, probabilmente. Farò sbarcare tutte le unità di flotta, della flotta che potrebbero servire. Magari potrei anche tenere qualche unità che magari mi potrebbe servire per lanciare un attacco alle spalle nel corpo a corpo. Vedremo un po' dopo come fare. La cavalleria però la voglio spostare nel boschetto e lasciare tutti gli opliti e i picchieri dietro, nella zona in cui vi avevo detto prima. Abbiamo un esercito di guarnigione, non è che mi preoccupa moltissimo, ci sono le guardie cittadine, non è che sono così potenti. C'è anche la nebbia e a me non piace assolutamente, perché questo vuol dire che non riusciremo a sparare bene con le nostre, con le nostre unità di flotta. Mettiamo subito qua dietro tutte le unità che ci possono servire, il nostro generale. Vediamo intanto un po' come sono questi opiti qui, che io non li ho mai visti. Beh, sembrano buoni. Vediamo poi dopo come se la cavano nel combattimento. Non ne ho idea. Ho un po' di cavalleria mercenaria che metterò qua dietro. E ok, abbiamo sistemato tutto quanto. La flotta ci arriva da là. Allora deve essere bella rapida la flotta ad arrivare. Se la flotta, eccola qui. Se ci arriva da qui devono essere molto rapidi. Voi, subito qui. Ok, in particolare queste tre unità. Il resto posso anche lasciarle un po' più qui. Non è che mi servono un granché. Qua arrivano altre emiola d'assalto con opliti di vario genere. Però si devono abbastanza muovere, perché mi servono tantissimo soprattutto queste unità di baliste e di onagri. Poi dopo queste pentere con arcieri non è che mi serve un granché. In particolare queste due baliste e questo onagro mi serve. Poi dopo anche gli opliti magari per sbarcare alle spalle. Chi lo sa.
Tanto l'esercito nemico qua sta arrivando, bisogna contare che probabilmente arriverà anche l'esercito d'aiuto del nemico, però non ho idea da dove possa arrivare. Questi qua sono rorari, unità romane molto scarse, probabilmente le più scarse del gioco oltre alla plebe. Però comunque sono carine, dai, sono guardie di polizia alla fine, polizia cittadina. E hanno le loro piume in testa. Sono carini. Questi qua assolutamente non sono carini perché sono triari. Però adesso sono spariti. Ghost in the shell. Via. Ora, la flotta si sta muovendo abbastanza rapidamente. Ma si potrebbe muovere ancora più velocemente, secondo me. Devi solo crederci. Fai un po' più di remate. Devono partire decisi. E ok, qui abbiamo. Chi è che si sta spostando sulla collina? Delle leve, questi qua sono dei giavellottisti, non è che sono proprio tutto sto che. Possiamo utilizzare qualche unità di cavalleria per fare qualche incursione a queste leve. Sfigatelle. Mettiamo un'unità di cavalleria qui, con la formazione di Flying Wedge, di cuneo volante. No, il cuneo volante non è che mi interessa più di tanto perché serve al massimo contro unità belle compatte. Siccome sono alla fine unità che non possono resistere già una carica di cavalleria, probabilmente mi serve subito fare un attacco veloce. Provate a fare un attacco rapido, giusto per dare qualche azione di fastidio. Non mi possono ancora vedere i romani, quindi attacchiamo con completa sorpresa perché non mi vedrà proprio a pochi secondi prima della carica, siccome c'è la collina. E questo è un grande vantaggio. Una cosa che mi piace tanto in ROM 2 è appunto il raggio visivo, che modifica tantissimo proprio le tattiche di battaglia. E l'apprezzo tanto. Ecco, appena adesso mi ha visto, però ormai è troppo tardi. Ho la discesa e oltretutto sta facendo una carica. Mi aspetto una carica devastante. Sì. Sì, è stata una carica effettivamente devastante. Molto bene. Abbiamo ucciso tante unità. Anzi, abbiamo praticamente sterminato un'unità senza perdere neanche un omino. Ed è un bene. Ok, ora ritorniamo subito indietro. Molto bene. Un'unità in meno a cui pensare. Adesso il nemico si riunirà con le unità che sono arrivate. Però questo mi darà tempo per risistemarmi. Per risistemare bene la flotta. E oltretutto anche lasciarlo un po' riposare perché saranno un po' stancati. Oltretutto, voi vi posiziono un po' meglio. Posiziono totalmente al bordo. Lo so che è una tattica orribile da fare, cioè non ve la consiglio proprio perché l'onore non sta in questa tattica. Però effettivamente per sopravvivere quando siete contro il computer, va bene, contro il computer tutto vale. Non fatelo online per piacere. E soprattutto non fatele basta, ecco, perché non è onorevole mettersi al bordo mappa. Ok, la mia cavalleria italica mercenaria ha fatto una buona incursione. Tanto vediamo qua delle unità che si ritirano nei boschetti. Dove sono? Ah, eccole qui. Rorari. Alla fine i rorari come lancieri non è che sono nemmeno tutto sto che. Sono spariti nell'ombra. Non sono nemmeno tutto sto che perché spesso le cariche di cavalleria non riescono a reggerle assolutamente. Un attacco della cavalleria loro non riescono proprio a reggerlo. Anche se sono unità anticavalleria, siccome sono lancieri. Ok, voi potete spostarvi un attimo. Potevate fare. Che cavolo state facendo? Ok, ci siamo posizionati abbastanza bene.
Ora il nemico sta arrivando. Anzi, si sta ritirando. Molto probabilmente si vuole incontrare con le sue altre unità. E noi aspettiamo senza problemi. Tanto le loro unità si stancano ad andare avanti e indietro. E probabilmente questo mi darà un vantaggio perché nel corpo a corpo, soprattutto quando uno deve affrontare dei picchieri, si stanca abbastanza. Oltretutto, mettiamo la formazione falange dei picchieri prima che me ne dimentichi. E ok. Forse sarebbe anche meglio se mettessi un po' più davanti, per il semplice motivo che qua sto guardando che c'è un piccolo dislivello, e dislivelli non è che fanno tanto bene alle picche. Perché? Praticamente... oltretutto anche nella battaglia di non mi ricordo come si chiama, scusate, proprio vuoto di memoria. Praticamente l'ultima battaglia tra nella guerra tra Macedoni e Romani, i Macedoni avevano perso praticamente perché la falange si era rotta praticamente passando per un dislivello. Questo portò alla sconfitta dei Macedoni e dopo quella battaglia sono diventati praticamente uno stato soggetto a Roma. Perché si pagano le mie picche? Non mi piace. Oddio, non mi ricordo proprio il nome. C'è un libro da qualche parte forse che c'è scritto. Solo che... Oi! Oh! Cosa succede qui? Ah, qua c'è tutto l'esercito romano. Spostatevi un po' più indietro, voi ragazzuoli. Our hidden units have been discovered. Spostatevi. E non fate cavolate. Che vediamo un po' com'è l'esercito romano. Nella solita formazione della... Non mi ricordo come si chiama. Oggi ho proprio vuoti di memoria. Triple Hatchis, mi ricordo che si chiama come si chiama in inglese, ma in italiano non mi ricordo. Che praticamente è a disposizione a tre linee romane. Prima linea di astati, seconda linea di principi e terza linea di triari. Oh, l'hanno fatta realistica! Mai visto! E ovviamente prima linea di veliti. Mai visto che in una battaglia il computer facesse delle formazioni reali? Mai, mai visto! Oh, tanto di cappello. Ah, che bello. Quando rendono realistici un po' i giochi. No, oh, sì, veramente... C'è da riconoscerlo. Hanno fatto la formazione reale. Forse è meglio mettere uno anagro un po' qui. E mettere un altro qua in mezzo, che così magari riesco a ottimizzare meglio il tiro. Questo qua è un po' più così. Ok. Unità di cavalleria. Possiamo metterlo un po' più qui. Ovviamente voglio fare una tattica allo stesso tempo, oltre a quelle che vi ho già spiegato prima, fare anche una tattica incudine e martello, ovvero sfruttare le picche come incudine, devono praticamente tenere il nemico, e alle spalle farò arrivare la cavalleria che spingerà il nemico sulle picche, che sono il mio incudine dell'esercito. Però c'è bisogno che si sistemino bene queste unità. Ok. L'unità di Hopliti le voglio posizionare tutte e tre in fila qui. Così se proprio mi serve come ultima spiaggia utilizzare queste unità le faccio sbarcare subito. E poi dopo posso utilizzare queste unità come supporto. Questi Hopliti li utilizzo ovviamente beh, come forza generale.
Ma nel caso se qualche picca non riesca a tenere bene il nemico, lo utilizzo come forza di rinforzo. Poi oltretutto anche questi peltasti vanno anche abbastanza bene nel corpo a corpo. Quindi posso starmene abbastanza tranquillo. Velocizziamo un po'. E qua stanno arrivando le unità. Sono un po' stanchi probabilmente, a forza di camminare. Qua vediamo gli astati, a me fanno abbastanza paura però queste unità di portabandiere. Direi di mettere totalmente le mie picche di fronte alle unità nemiche. Così affrontano il nemico da davanti. Lo so, forse due linee di picchieri non è che sono al massimo. Forse è meglio fare tre linee di picchieri. Però ci accontentiamo così, devo occupare più spazio possibile. Siccome il nemico è in una formazione abbastanza compatta. Adesso inizia la corsa. La cavalleria deve subito posizionarsi. Inizio a sparare i primi colpi. Sì, però. Scusate. Non è che ce l'ho con voi. Però, vedete sparare contro i principi e gli astati. Che queste qua sono unità che mi preoccupano maggiormente. E sparate i colpi standard, non quelli. No, no, quelli fiammeggianti. No, no, quelli normali, scusate. Continuo a essere indeciso, però sparate e basta. Ai peltasti voi non ritiratevi nello scontro. Do qui che ci sono altri rorari rimasti indietro. Non sono un grande problema, mettiamoci subito a posto. E il nemico sta arrivando, vuole fare un attacco dal lato con la cavalleria. Però non si è attivato il trigger che gli fa riconoscere il bordo. E probabilmente andrà alla carica contro le mie picche. Touché. Ecco, però questa non l'ho notata. Attenti voi, eh. Vedete se riuscite a girarvi velocemente per fare qualcosa perché la cavalleria al lato non è un toccasana. Le picche si stanno soffrendo abbastanza. La cavalleria deve arrivare velocemente. Ora le picche le metto un attimo qui al lato. E stiamo andando così così, eh. Potremmo fare di meglio. Abbiamo preso il generale nemico nel corpo a corpo e probabilmente lo uccideremo. Vorrei ispirare un po' queste unità qui. Hanno sfondato il mio fianco centrale, cioè il mio fianco centrale, il centro del mio esercito. No, non sta andando tutto sto che la battaglia. Partiamo subito con la carica delle unità della cavalleria. Dai, via. Veloci. Adesso dovrei fare tipo la ritirata totale delle truppe del nemico con questa carica. Però vediamo un po' come funziona. Ok, le unità del nemico iniziano un po' a ritirarsi, inizia a essere titubanti. E ok, qua sono riuscito a pinzare un'unità di astati che si stanno ritirando e qui vediamo di combattere il pieno del loro esercito.
Questi qua sono triari, sono belli tosti, dobbiamo fare attenzione. Però stanno quasi per arrendere. Qui ci sono altri triari. Bisogna fare attenzione che i triari sono veramente delle unità devastanti. Possono anche tenere testa degli opliti, quindi non sono da sottovalutare. Però anche se hanno un morale sotto le ciabatte, bisogna fare un po' attenzione. Unità di cavalleria andate in alla carica. Intanto tutte le altre unità di picchieri che non sono impegnate nello scontro si riposizionino. E ok, tutte le unità di picchiere in posizione e la cavalleria di nuovo indietro. Qua arriva l'ultima carica. Questo qua è di Rorari, non dovrebbe essere tutto sto che. Ok. Che massacro. Oh, così va bene. Artiglieria, sparate. Siate veloci. Qua sono tutti rorari. Sì, non dovrebbero esserci troppi problemi. Ok. Le mie unità sono abbastanza demoralizzate. Alcune sono quasi un po' stanchine. Però non del tutto. Ok, cavalleria, buonanotte. Navi, smettetevi di sparare e partite. Intanto voi con la cavalleria a fare una carica generale. Credo di essere stato abbastanza preciso nel dire non sparate. Ok. Bene, il nemico si sta ritirando. È stata una vittoria gloriosa, degna di Siracusa. Beh, abbiamo perso un po' di uomini, però il nemico ne ha persi di più. A quanto pare rimane ancora un'unità del nemico, però non ci voglio di fare nascondino. Andiamo un po' alla ricerca di sta unità. Probabilmente dovrebbe essere qualche unità che si sono dimenticati dietro. Ah no, vittoria. Vittoria di misura. Abbiamo ucciso 1300 uomini e ne abbiamo persi 336. Un'unità di picchieri praticamente è stata decimata. Anche un'unità di peltasti. Il resto delle unità di picchieri non è che hanno resistito tutto sto che. La cavalleria ha fatto tante uccisioni. Ottimo, senza la cavalleria questa battaglia l'avrei persa. I Piked Hoplites se la sono cavata alla grande, unità del generale. Ottima, ottima performance, unità del generale, 165 uccisioni. Dell'esercito di guarnigione del nemico non è che hanno fatto tutto sto che. Quindi praticamente l'assedio è quasi vinto. Però non dobbiamo cantare subito vittoria, non voglio fare un attacco alle mura perché attualmente non ho la forza proprio, non ho le forze. Quindi preferirei starmi un attimo tranquillo, aspettare intanto sia il blocco navale sia l'assedio terrestre. E in qualche modo possiamo ancora aspettare, sta lì, fermi, non ci muoviamo. Facciamo praticamente un presidio, un posto di blocco. Nessuno entra, nessuno esce. E oltretutto, tengo a precisare che questa qua è stata la prima grande battaglia di questa serie. E mi è piaciuta. Sì, perché alla fine, più che altro, anche c'era la formazione tipica romana lì. Della... Oh mio Dio, non mi ricordo come si chiama in italiano. È possibile. Della tripla asse, come si chiama? Come si chiama? Non lo so. Ok, vediamo i generali che combattono.
Uccidiamo il nemico. E vediamo un po' che cosa vuole fare. Appunto il nemico. Muove uomini avanti e indietro. Piccole truppe, niente di che. I Sanniti stanno anche loro andando un po' avanti e indietro. Stiamo prendendo uomini per l'attrito. E Cagliari quando capitolerà? Tra un turno, però non voglio proprio fare un assalto. Non me la sento proprio. Credo che perderei troppi uomini. Però alla fine un capriccio alla fine, niente di che. Comunque, per quanto riguarda la cavalleria mercenaria, avete fatto un grandissimo lavoro, però adesso dovete andare per la vostra strada. Ora, a Crotone vorrei fare un altro tempio. E qui facciamo... Non ne ho idea. Direi di fare un nuovo porto commerciale a Messana, nello stretto di Messina, appunto. E torniamo e vediamo un po' come va. Se si arrendono, se gettano le armi oppure fanno un ultimo disperato tentativo per salvarsi. Vediamo un po' che cosa vogliono fare i romani. Vogliono fare un ultimo disperato tentativo per salvarsi, però direi che possiamo fare comunque una battaglia automatizzata. Perché non ci voglio di fare nascondino. Cercare unità nascoste. Quindi andiamo così. Abbiamo perso però un'unità di picchieri e una di peltasti. Tanto un po' me l'aspettavo. Testa dell'idra. Sì. Ci diamo il nemico. Che così oltretutto aumentiamo anche le relazioni con Cartagine. Che è un gran bene. Fidatevi, avere Cartagine dalla propria parte può servire abbastanza. Soprattutto nelle fasi iniziali in cui non abbiamo proprio nessuno che ci può dare una mano. Cagliari catturata, occupiamo. E il nome impronunciabile, l'altro nome impronunciabile hanno aumentato di grado. Sono aumentato di grado, scusate. Ho detto, cicchiato in maniera allucinante un verbo. E qui facciamo una loggia per i viaggiatori. Qui possiamo fare un porto. Porto shipwright. Ok, questo qui. E basta perché non possiamo fare nient'altro. Quindi gente, credo che per questa puntata sia tutto. Nella prossima puntata probabilmente andrò all'attacco di Olbia e di Alalia. Prese queste due città, poi dopo posso magari fare qualche incursione nel Lazio, magari posso prendere Terracina. E chi lo sa, potrei anche puntare direttamente su Roma, nessuno me lo vieta. Però, vediamo un po'. Annibale questa volta non è alle porte, però non so chi è. Hieronymos è alle porte questa volta. Alla prossima gente, da Larus è tutto. Ciao!